Allora, 3-2-1, beh, questa è la classica frase, no? Di nuovo il più cordiale ben connessi giunge a tutti quanti voi da parte mia, Roberto De Angelis. Oggi siamo ospiti dello studio 3 di Antenna Romana 1 in Pennetta Tiberina di Giampiero Bindi, che sta su onlineradiobox.com, Antenna Romana 1. Io lo ringrazio di questa ospitalità perché abbiamo fatto la bellezza di, vabbè, lo devo dire, di quasi 42 anni che ci conosciamo e ci siamo avvicinati proprio per la stessa passione per la radio. Allora, Antenna Romana 1, direttore, titolare, editore Giampiero Bindi di Pennetta Tiberina, ho detto bene? Pennetta, sì, come vede il computer. Penna, quale pennetta? Come Vabbè, quale Pennetta? buonasera. Mica stai a Roma, No, scusa. no, io le pennette le adoro parecchie, infatti ogni tanto me le perdo pure qualcuna. No, Comunque, ma penna, perché? Come si sì, chiama quale il paese? pennetta? Chiedo scusa, come si chiama? Penna, Penna, come la penna per penna. scrivere. Come la penna da scrivere, sì, E vabbè, esatto. io l'ho ribattezzato, forse perché è un paese Ah, piccolo, no? molto piccolo, molto piccolo, Quanti molto piccolo. abitanti siete, Giampiero? Lo sai? Sì, lo so, siamo scarso a 1.000. Ma l'estate si ripopola il paese o sempre... Sì, d'estate sì, è il classico paese che essendo in collina, d'estate è molto, è più fresco rispetto a altre situazioni in pianura tipo Roma o altre città che stanno in pianura. Quindi sì, la sera fa fresco, si sta bene. E meno male, qui c'è Diciamo, un'umidità. sì, infatti rispetto a Roma sì, perché la sera diciamo che si deve uscire anche con un giacchettino, insomma, bisogna stare coperti perché l'aria Sante tira anche parole, durante il giorno, quindi eh? Proprio è un sante fisica parole. Qui sì, ogni che tanto c'è. si crepa anche la notte cosiddetta d'inverno, e poi lo vediamo con le piante e gli alberi della nostra città che non riescono a sfiorire. Cioè, si sono rinverditi un'altra volta perché bastano 3-4 giorni di un'umidità che ti fa salire la temperatura e gli alberi rifioriscono. Poi magari arriva il ghiaccio Beh, certo. e li fa Qui è appassire, insomma. un po' diverso perché siamo immersi nella natura, perché abbiamo alberi, diciamo alberi anche di alto Oh, fusto, mi dicono che diciamo là mezzo a un bosco. a Penna Tiberina, stavolta l'ho detto bene, a Penna Tiberina ti sei rigenerato, prendi il tuo respiro è cambiato, l'aria è più pulita rispetto allo smog di Roma. Sicuramente è meno inquinata di Roma l'aria, quello è poco ma sicuro. Almeno Beh. qua c'è cibi genuini e aria pulita, quindi già quello è più che sufficiente Allora. per ritemprarsi. Allora, facciamo un riassunto flash. Giampiero Bindi vuol dire Radio Antenna Romana. Giampiero Bindi vuol dire Antenna Romana 1, poi anche altre sigle di transizione come Canale A, Messaggio Radio, Radio Castel San Pietro e via discorrendo. Però ci tengo a sottolineare una cosa: come da documenti certificati inoppugnabili. Giampiero Bindi fu il primo ad accendere una radio col nome di Radio Antenna Romana, poi trasformata in Antenna Romana 1 per non confonderla con un'altra similare. A Giampiero io oggi voglio chiedere, la prima volta che ti è venuto in mente di trasmettere per radio, quando è stato? Quando risale, te lo ricordi? La prima volta che ho trasmesso per radio è la Radio Studio M che si trovava a Via Chione a Montesanto e trasmetteva sui 95-700 MHz. Dopodiché venne la voglia di mettersi in proprio. Dopodiché lì è scattata questa voglia di fare radio e al paese conobbi un ragazzo di Reggio Emilia, Massimo, che lui lavorava alla CTE. Quindi la CTE era all'epoca, penso che, non so, mi pare che non ci sia più, comunque, non, vabbè, No, no, si dice tranquillamente, dai. la CTE International faceva praticamente impianti di trasmissione FM, sia antenne che trasmettitori. E da lì E esordimmo, anzi, tu esordisti. da lì venne l'idea di fare appunto questa radio libera, questo tentativo di buttarsi sulle radio libere, perché uno forse perché la passione, o perché non c'avevamo nulla da fare, comunque ci venne questa voglia che Bella dura messa, ormai da c'avevamo nulla da 40 fare, anni, sì, d'estate, nacque per hobby, no? Per vabbè. Sì, d'estate, sì, sì. c'è questo boom delle radio libere, che siamo negli anni 70 inoltrati, parlo del 1977, Come quindi no? le prime radio già nel 75 erano uscite. E quindi la CTE faceva un kit in montaggio che costava veramente 2 soldi di un trasmettitore in FM da 3 watt di potenza. E che E me non lo ricordo.
il primo trasmettitore collegato con una Grand Play con cavo RG58. Ecco, per chi non, però, aspetta Giampiero, però per chi non è addentrato, la Grand Play era l'antenna d'ombrello. La Grand Play era un'antenna in modulazione di frequenza, per la modulazione di frequenza, che andava tarata secondo la frequenza che uno trasmetteva, perché le cannucce erano regolabili, e si regolava tramite una chitarella, perché era una dentro l'altra, sì. Si bloccava tra una chitarella e si tarava l'antenna per le famose onde scalzonarie, per non bruciare quel piccolo trasmettitore da 3 watt, perché già i watt erano pochi, se da 3 che uscivano e ne tornavano indietro 3, quindi uscivi con nulla. Uscivi zero praticamente. Praticamente che poi, zero, come mi sta dicendo Valentina dalla radio di Napoli, dice ma la Grand Play serviva anche a ricevere le stazioni FM, era pure ricevente volendo, no? No, c'era una versione che serviva solo per trasmettere, ovviamente riceveva anche, ma trasmetteva pure. Ah, ecco. Era fatta con una base, cioè una base in piombo, con un cubettone in piombo, c'era 4 radianti più un centrale che era il 5° radiante. Invece quella per ricevere era 5 radianti sotto più il centrale, era un po' diversa. Quella era proprio specifica per trasmettere. Giampiero, funzionava benissimo. Sì, funzionava benissimo, ma io ricordo, se non vado errato, che avevamo fiumi di condomini che venivano a suonare, chi non vedeva Rai 2, chi non vedeva Rete 4, chi Rete Mia addirittura. Ma era una colpa dell'impianto, perché questo trasmettitore della CT, cioè, aveva il vizio che se uno non lo raffreddava cominciava a camminare in modulazione frequenza, quindi magari tu stai, noi incominciamo a Castel San Pietro sui 91 e 500 MHz, ma ci ritroviamo sopra la Rai a 92,9, a 91, sì, a 91, cioè camminava. Sì, poi insomma la nostra... Di conseguenza combinava casini alle televisioni. La nostra migliore performance per fuori Roma fu in i 90 MHz, no? Poi dopo uscì fuori il 90 MHz, sì. Però lì al paese, a Castel San Pietro, si era alti. Per cui... arrivavamo fino a Piazza San Pietro, però. E che no, lo ricordo benissimo. Un gioco di parole, ma era così. Oppure, nell'ultimo tentativo di Radio Libera, poi furono chiuse, ci fu la concessione e via discorrendo. Poi la famosa legge Mammì. Sì, esatto. Poi da lì cominciarono. Adesso si paga una tassa di concessione per trasmettere. Vabbè, poi di quello lo affronteremo in un altro momento. Qui è una cronistoria, no? Dicevo, l'ultimo aggancio fu un messaggio radio all'epoca. E praticamente quando noi andavamo in certe strade circostanti, la radio non si sentiva, dice stiamo trasmettendo per noi. Poi una sera che stavamo in onda, telefonò, non mi ricordo il nome di quella signora, dice io vi ascolto, avete messo non so che canzone era italiana, dice sì, allora signora ma da dove ci ascolta, scusi, dice dalla tomba di Nerone, se sì, vabbè, ciao, di che siamo a dì, guardate che io sto alla tomba di Nerone, e dice io vi do il numero, chiamatemi in privato e vedrete che sto lì, praticamente noi sulla Cassia Bis e tomba di Nerone arrivavamo che era una spada. Invece lì vicino, nelle zone circostanti dalla zona di emissione, a volte c'era un'altra radio che ci entrava dentro praticamente. Sì, eravamo coperti da altre stazioni, però il segnale usciva, sì è vero, usciva tutto sulla zona della Cassia. Ma vabbè, qualcosa... Io seppi anche addirittura di persone che ci sentivano da Sacrofano, quindi cioè... Esatto, bravo, ecco, ma hai anticipato. Sì, prima porta, Sacrofano, le parti lì, cioè... Io non lo so non lo so per quale magia... riuscivamo ad arrivare a Sacrofano, forse era la magia dell'FM dell'epoca, no? Perché sono i misteri dell'etere, quelle. Purtroppo le onde radio quando partono da qualche parte devono andare a sbattere, quindi dove trovano poi diciamo più cose si infittano, cosa che non fa il digitale, no? E poi ecco l'onda FM, lasciamo perdere, però. L'onda FM non si tagliava, no? Se trovava un ostacolo da un'altra parte doveva uscire per forza, insomma, no? Sì, invece l'analogico con l'FM, sì, è normale che comunque poi usciva un po'. Noi abbiamo vissuto il far west della FM in una maniera eccezionale, perché accendevamo da una parte, facevamo tutti i controlli, passava una settimana, dopodiché, me disturbi, me copri, ha capito? Oddio, chi sono questi? Erano i primi tempi pionieristici, perciò era diventata veramente una giungla.
Senti, Giampiero, però oggi tocchiamo un attimo il punto, ma era meglio con tutto il Far West e le radio libere o è meglio oggi che sono tutto radio commerciali, di grandi centri commerciali ed economici, ma la radio libera non c'è più però? Sì, in effetti da una parte è meglio che non c'è più praticamente aperti virgolette questa guerra, perché era diventata una guerra poi alla fine, perché chi aumentava la potenza, chi ti tirava giù i trici, chi ti veniva a fare i dispetti e ti tagliava i cavi, cioè ti dava fuoco agli impianti, perché è successo anche questo, che bruciavano i ripetitori eccetera eccetera. Da una parte poi è meglio adesso, perché comunque sì, è vero, sono andate avanti soltanto le radio commerciali, sono morte le famose radio libere, quelle ciao mamma come stai, però non è detto che si possono riaprire le Beh, cosiddette anche perché etichette noi blu, il tentativo la famosa rosa sperimentale. per te, no? E Sì. quindi però tutto si può rifare, non è che Il sia tentativo soltanto che. sperimentale, che poi spero diventi ufficiale e stabile, che stiamo facendo tu su onlineradiobox.com e io su spreaker.com, racconta proprio questo: una radio libera, voce libera, lavorata meglio. Abbiamo tagliato certe sfumature negative. Ma presentiamo un prodotto che è degno di essere ascoltato, o no, Giampiero? Sì, perché rifacciamo il vecchio stile di radio di una volta con le tecnologie da adesso, anche se ripeto, Antena Roma 1 sta ancora in prove tecniche di trasmissione, però stiamo già elaborando tutti i vari programmi che saranno poi messi in onda in voce e sempre registrato, perché prima che andremo in diretta ci sarà ancora da lavorare su questi nuovi impianti digitali che noi veniamo dal giradischi e dal mixer. Anche qui sulla regia abbiamo i giradischi, i mix, i registratori, eccetera, eccetera, per i nastri, eccetera, eccetera, ma la regia digitale funziona con tutto un altro sistema e finché non ce la impariamo, purtroppo dovremo pagare lo scotto di andare in registrata, che comunque non è che ce ne viene meno, lo facciamo perché anzi Certo, abbiamo allora è possibilità di correggere gli eventuali strafalcioni, eccetera, eccetera. vero. Allora io annuncio che questa puntata si sta ascoltando in diretta sul circuito di Spreaker, su Spotify, su YouTube, su Twitter.com e grazie a Giampiero Bindi su onlineradiobox.com, antenna romana 1. Antenna Romana 1, basta andare su onlineradiobox.com, dove sta il cerca, scrivete Antenna Romana 1, cliccate e buon ascolto con la musica. E adesso comunque pure c'è qualche trasmissione in voce, se non vado errato. E ogni tanto facciamo, sì, mettiamo qualche cosa in parlato, sì, c'è qualcosina. Oh, e Anche perché poi giustamente stiamo provando il nuovo software che finalmente siamo riusciti a capire come funziona e stiamo caricando i vari programmi, perché è bello, perché. Giampiero, consentimi, era meglio Ermice se Dubiatti comunque. Era più semplice. Sì, però dovevi stare lì. Sì, è Devi vero, essere è presente, vero, invece caricando la regia digitale automatica, chiamala come ti pare, è vero. puoi benissimo uscire e andare a fare quello che vuoi, però sai benissimo che c'è la regia che comunque ti sostituisce, perché ovviamente è un automa che tu puoi, Esatto. praticamente quella che abbiamo noi, mette addirittura il gradimento sulle canzoni, e secondo il gradimento che tu metti, lui le porta in scaletta in È automatico, vero, sì, secondo una come volta tu l'hai. dovevamo fare tutto a mano. Invece una volta dovevamo fare tutto noi, dovevamo decidere noi, invece noi una volta deciso, Ma impostato, cioè pensa lei, guarda, quindi io puoi benissimo andare a fare, che so, giri per la pubblicità, far conoscere la radio, andare a pigliare il sì. caffè, invece noi prima stavamo chiusi No, ma io praticamente ricordo poi. H24 dentro lo Ricordo studio. che in un'emittente dell'epoca c'era sto registratore a bobina che poi non mettevano No, bene il nitrato chi se lo voleva d'argento, permettere? Chi se lo voleva permettere? anziché avere l'autoreverse dentro sta radio, si sfilava a tutto il nastro della bobina ed erano bobine grandi. Mi ricordo sempre: senti, guarda che si è sfilato il nastro, ma porca, chiama un po', oh bello, chiama il Giampierino che quello è mago. E il Giampierino sarebbe Giampiero Bindi, poi tra parentesi. E Giampiero Bindi, con un fare che sapeva fare solo lui, riusciva a riagganciare i lembi di questo nastro e l'autoreverse ripartiva a fare l'autoreverse. Bobinoni di ore e ore, se non vado errato, no? Quella che c'avevo io quando trasmettevo da Roma come canale A, durava 4 ore, 3 ore andare e 4 ore torno, facevo 8 ore, però io una volta lo agganciai perché dovetti andare fuori Roma,
e ha girato per una settimana, perché sono stato fuori, doveva essere 3 giorni, poi diventava una settimana, e quando sono tornato ero sicuro che era saltato tutto, invece entrai negli studi e la bobina girava tranquillamente, non si era spostata di Diciamo che linea. l'unica E cosa è per una che settimana ha trasmesso 8 ore di musica, sempre è la vero, è vero. stessa, Sì, però ce però la siamo imparata. quello ci avevamo, quello ci avevamo. Anzi, già intanto c'è uno dei registri della bobina che poi purtroppo si è rotto, cioè almeno ce Ecco, l'ha fatta Valentina più Danaro mi sta bruciato. dicendo, ma sono gli storici Revox? Sì, sono proprio quelli, i Revox, è vero? No, no, io, No? no, il mio non è, non è, no, no, io c'ho una CAI. Una CAI. Una CAI a bobine, Sì, sì. sì. E i piatti erano volendo della Torrens e della Lenco, se non ricordo male, no? No, ricordi malissimo. Perché? No, io, no, aspetta, io ce l'avevo Torrens e Lenco. Tu che marche avevi? Io c'avevo i suoi Tecnics, ce l'ho tuttora. Ah, tuttora tieni i piatti? Tuttora sono i piatti, certo. Oh, La e quindi. console dell'Antenna Romana 1 di Centocelle è quella che sta qui, è la stessa, non è cambiato nulla. Per È cambiato farla. soltanto che i registratori non sono più quelli perché Certo, si sono rotti, vengono chiaro, chiaro, è sostituiti. logico. Oh, per farla folcloristica come faceva il nostro radioascoltatore, perché Giampiero Bindi anni e anni fa tirò fuori una trasmissione veramente bella, veramente originale che si chiamava L'albero del pane, che tra un po' rispolvererà. Rimodernizzata per l'anno 2022. Allora, questo ascoltatore che faceva? Andava in diretta. Prego. L'anno 2023. Allora, sì, è Hai detto vero. Sta 2022. finendo. Ma era una mossa per tirarci indietro gli anni, fidati. Allora, che succedeva? Che questo ascoltatore telefonava, ma dici io sento l'albero del pane? Eh sì, è una trasmissione. Vado in diretta, ok, Giampiero, guarda, c'è la diretta. Pronto, buongiorno, mi dica. Senta, io volevo 2 chili di cirioline e una pagnotta. Cioè, all'inizio siamo scoppiati a ridere. Ha voglia di spiegare che l'albero del pane era una trasmissione. Quella aveva pensato che era il fornaio che aveva acceso la radio, quindi lui ordinava il pane che serviva per l'occorrenza. E io aggiungendo sempre il folklore, naturalmente. Allora, l'albero del pane c'è, quindi il pane c'è. I piatti ci sono ancora, ci cuciniamo qualcosa e andiamo avanti, no? Andiamo avanti, certo, sì, me la ricordo che aveva Oh, telefonato. e poi Ah. ti posso dire che in chiave rivisitata è ritornata in auge anche radio Anna M, Anna con l'H come quella di Anna e Barbera, per ricordare un po' i vecchi tempi, poi RDA Radio 1, che tanti mi dicono, ma che vuol dire? Roberto De Angelis Radio 1, per non scrivere tutta la tiritera è diventata RDA Radio 1. Antenna Romana 1, poi ricordo che la radio Antenna Romana, la prima radio Antenna Romana, Giampiero Bindi mi può venire in soccorso e dire che i certificati parlano chiaro, fosti tu la prima persona ad accendere come radio Antenna Romana, o mi sbaglio? Stato prima e la certificazione è gelosamente conservata. Esatto. Poi Sì, qualcuno ha fatto un'indagine. riposta. Ha fatto un'indagine da qualche parte e sono usciti fuori che in tutta Italia, probabilmente sono tutti romani, è logico, ci sono 14 persone che hanno acceso come radio antenna romana. Però possono aver acceso tutti perché chiaramente ognuno poi fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Però la prima persona che accese come radio antenna romana è presente qui oggi in diretta e si chiama Giampiero Bindi. È inoppugnabile questa situazione, no? Sì, su questo sì, non ci sono problemi. Oh, poi Antenna Anche se Romana poi 1. possiamo farlo anche diventare un marchio e lo facciamo registrare così nessuno lo può più copiare. Sì, perché Più qualcuno c'è vecchio. tale Caterina, che è una signora tanto educata, brava, a una certa età, ma non è importante quello. Mi dice: no, io sento onlineradiobox.com perché questa signora, nonostante che ha 88 anni, è tecnicizzata forse pure meglio di me e di te messi insieme. E mi dice: io su Online Radio Box sento Antenna Romana 1, poi vi sento su Spreaker, praticamente da me, e sento Antenna Romana 1, la radio Antenna Romana, perché noi vogliamo evidenziare che Antenna Romana 1 è la vera, la unica radio Antenna Romana. Poi gli altri ci sono, per carità, ma sono solo brutte copie. Troppo cattivo? L'originale siamo soltanto noi, l'originale. Sono troppo cattivo a chiamarle brutte copie? No, no, copiare si può pure copiare, ma l'originale è sempre È l'originale. vero, poi siamo andati avanti con gli anni, oggi ne abbiamo 90 e 200, però vabbè, stiamo lì, insomma. Sempre questa passione ci stringe molto molto bene. Ascolta, Giampiero,
Andiamo un attimo sull'attualità. Purtroppo di un'ora e mezzo fa la notizia che se n'è andato Mihalovic a 53 anni. Hai qualche ricordo di questo giocatore poi diventato allenatore? Io l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre, del calcio non ci capisco assolutamente nulla. Da ragazzo sì, ero tifoso, ma molto all'acqua delle rose, quindi non è che seguo il calcio proprio. Sì, lo conosco di nome perché so che giocava nel Milan, non sbaglio? No, ha giocato, vabbè, nella Sampdoria, nell'Inter, Insomma, nella Roma, nella Lazio, ha fatto diverse squadre, pure come allenatore. ha fatto parlare anche di sé, perché magari è pure un mezzo scandalo, dice una volta che compiò un qualche casino, non so, adesso non mi ricordo. No, Sì, vabbè, lo conosco di nome, di più che fama, mezzo perché Mihalovic scandalo è mi ha che rispondeva a tono a chi lo trattava male. Ecco, questo no, non era secondo a Sì, nessuno. dai, un bel caratterino, in effetti, sì, è vero, Però questo come è allenatore è indiscutibile perché il suo valore, la sua professionalità, diciamo che si sono viste nel tempo. Ma su un campo medico, possibile che nel 2022, agli inizi del 2023, la medicina ancora non ha fatto progressi per tentare di abbattere o modificare il corso della leucemia? Cioè, qui sono tante volte le perplessità della vita, no? Si sprecano Ma soldi sì. per mandare armi in Ucraina, per fare situazioni negative, poi la medicina che deve essere aiutata nella sua ricerca, ci sono sempre difficoltà. Di Ma scusa, di che cosa è morto? Perché leucemia. non. Lo so, 53 anni, sì. Sì, in effetti si pensa più all'armamenti che effettivamente a fare qualcosa di concreto per. Ma purtroppo lo Stato italiano taglia sempre in sanità, in istruzione e in sicurezza. Se continua a tagliare i fondi alla sanità, all'istruzione e alla sicurezza e preferisce mandare le armi in Ucraina, che devi fare? Sì, Purtroppo è così. e questo non Mentre è continua a solo. tagliare fondi sulla sanità, la gente continua a morire di leucemia, ma morire pure di polmonite se continua così. È vero, e soprattutto anche in tema di protezione civile, perché ormai il clima è Ah, cambiato. lasciamo perdere lì, No, no, lasciamo diamo stare solo. che. Allora, Giampiero, oggi diamo solo un flash. Cioè, visto che è cambiato anche il modo di piovere, no? Perché cioè, ormai diluvia, non Certo, piove sta più. cambiando, sì, esatto. Allora, se gli argini sono quelli degli anni 50, io qualche perplessità ce l'ho perché i torrenti che straripano e allagano paesi e zone di paese. All'epoca nostra, che eravamo bambini, non accadeva, cioè ci voleva il fiume Tevere, ci voleva l'Arno. Ma semplicemente per il fatto che non veniva in mente nessuno di coprirli o di tombarli, come si dice in gergo tecnico. Se tu un corso d'acqua lo tombi, è normale che quando piove l'acqua lo riapre, perché passa sempre lì. Perché la natura è metodica, se passa sempre allo stesso posto, come Sì. le mucche quando ritornano dal pascolo, fanno sempre la stessa strada. Se tu gliela sbarri quella strada, la mucca ti sbraca l'ostacolo, te lo tira giù, dai che ci gira intorno, te lo sbraca proprio e ci passa sopra. E la natura fa la stessa cosa. Se è un fiume, un torrente, che sono quelli, diciamo, si chiamano meteorologici perché si formano soltanto quando piove, e ti viene una bella idea di coprirlo, perché ci devi costruire una bella casetta, no, non ti lamentare se l'acqua ti porta la casetta, perché le piogge di oggi non sono più le piogge di 20-30 anni fa. Certo. Adesso fa i tornado, non fa le piogge, perciò che il vento, acqua ha Sì. rotto le collo, è normale che la casetta, per quanto la potesse fatta bene e robusta, te se la porta via E comunque, noi come perché anomalia, se ne frana la esatto. terra sotto, Tant'è si vero scava che come tutto. anomalia attuale notiamo che pure i torrenti, che una volta stavano lì belli, tranquilli, tu il torrente nemmeno sapevi che Arrivano esisteva. e fanno danni anche loro, certo, E se fanno danni i perché. torrenti, figuriamoci i fiumi più grandi, Appunto, importanti e rilevanti, no? Anche perché esatto. poi sempre come protezione civile c'è un risveglio dei vulcani che a me non piace affatto. Questo fuori discussione. È vero anche Anche quello. perché. Come è vero il fatto che per domani sera, quindi sabato, domani, sabato e domenica, c'è la protezione civile allertata a Roma perché dovrebbe nevicare, dovrebbe farne circa 40 centimetri. Questa è un'altra novità di chicca che ti do. Possiamo Che dovrebbe sperare che la. nevicare nella notte e comunque deve nevicare. La Protezione Civile a Roma, quella Roma capitale, è allertata già da 3 giorni per il discorso di approntare tutto ciò che serve per mitigare questo fenomeno Esatto, possiamo sperare che atmosferico la previsione sia della neve. Speriamo che leggermente. non nevichi, perché già a Roma quando piove si blocca tutto, se nevica, addio.
cioè, volevo presentare un filmato, però la redazione non me l'ha concesso, quindi mi sono dovuto fermare. Di tanti tombini ho fatto le riprese che sono intasati tra foglie, fango, detriti vari, ma se non si Dove vanno a fosse fatto pulire, solo? se non si vanno a Esatto. pulire, poi non possiamo lagnarci che viene il Certo. fiume in corso Italia, corso Francia e via discorrendo, no? Certo, è normale. Io mi ricordo che da ragazzo, da ragazzino, se, mensilmente venivano aperti qui e puliti, ma ormai sono decenni, ormai, ma più di decenni, che non viene più fatto questo lavoro, non lo Esatto, fa più comunque nessuno. come E quindi partiremo. se il canale si attappa di scolo dell'acqua, è Certo. normale che l'acqua da qualche parte deve andare. Poi come partiremo come canali ufficiali, il compito di Giampiero Bindi sarà anche quello di rilevare situazioni idrogeologiche che non vanno assolutamente bene. Noi indichiamo le situazioni, poi altri devono trovare le soluzioni, che noi non abbiamo la bacchetta magica, però abbiamo le radio come mezzo di transito e anche le web TV per denunciare queste anomalie, perché poi alla fine i danni si ripercuotono su tutta la comunità, non è che si ripercuote solo da una Certo. parte, I danni li subiamo tutti, direttamente e indirettamente, E li paghiamo tutti proprio. purtroppo. E li paghiamo tutti, è vero, è vero, è vero. Allora, per oggi noi ci fermiamo qui, carissimo Giampiero Bindi, Antenna Romana 1, online radiobox.com. Ti aspetto al prossimo appuntamento, magari con qualche argomento specifico, ci racconterai qualche situazione della tua zona circostante in Umbria, se vorrai, altre situazioni, in maniera tale che staremo sempre sul pezzo. Per il momento, io ti ringrazio di essere intervenuto, sono 42 anni che ci conosciamo, mi sembra che abbiamo cominciato ieri, e sono contento di poter dire oggi che Antenna Romana 1 è ancora presente alla faccia di chi ci voleva dall'FM cancellare definitivamente. Questa è una bella vittoria morale, non ci porta soldi, non ci porta guadagno, ma ci porta una soddisfazione morale, perché nella vita non si deve essere cattivi. Quindi noi abbiamo aiutato tante altre radio con consigli, con premure. Addirittura Giampiero prestò un microfono, non tornò mai più all'ovile, perché senti, mi Esatto, si è non è più rotto il tornato. microfono, dammelo, dammelo. Che fai? Vabbè, deve trasmettere come noi, per carità, mo ce lo ridà, mo ce lo ridà. Poi sparito dalla circolazione sia lui che il microfono. Vabbè, E la radio mi è tornata in mente, come si chiamava Radio M4. esatto, è vero, è vero, è vero. Però succede nella vita. Quante cose abbiamo prestato e non ci sono tornate indietro. Anche l'RG8, il cavo, no? È diamine. Cioè, noi prestavamo. Vabbè, sono situazioni ormai di quel Far West che non Per non esiste più. parlare poi di dischi che sparivano, le cuffie, tutte queste cose, vabbè, No, di lasciamo 45 stare. giri noi facevamo il conto, ce n'avevamo all'epoca 110. Una sera di sabato, Robè, guarda che i dischi sono 79, ma come sono 79? Erano 110. I 45 giri di successo, non so se qualche ragazzetta che si era innamorata di quei brani se l'era incollati praticamente. Rimane una appiccica delle mani. Vabbè, oggi ci scherziamo sopra, siamo andati avanti, Vabbè, meglio così. andiamo avanti. Giampiero, buon fine settimana, un saluto a te e alla tua Anche famiglia e noi ci risentiamo prossimamente e tra un po' di tempo, questa puntata apparirà anche sulla pagina Antenna Romana 1 di Facebook, ok? auguri tante cose, ci risentiamo. D'accordo, grazie Giampiero di D'accordo. essere intervenuto. Ciao Giampiero, ciao ciao. Ciao, Ciao ciao. ciao, ciao, ciao.